Ed ecco Francesco che sta arrivando dalla via principale del paese, affollatissima. Strada maestra. Sì, non si capisce quanto è portato da altri, quanto era del tempo. Questo è portato da altri. Sì, qua la pavimentazione è quella originaria, ma tutto il resto l'hanno portato probabilmente per fare una manutenzione che poi non è mai stata fatta. Stufa di mio nonno. Vedete, una finestra intatta. Cos'era? La caverna degli hobbit. C'era stata una cosa, un ghiacciaio. E anche quella è un ghiacciaio. E anche questa. Ah, qui energia elettrica non ne arriva, o si produce in loco o si cerca di risparmiarla utilizzando le vecchie ghiacciaie al posto dei frigoriferi. Qua usano l'acqua piovana, secondo me. Sì, perché infatti qua l'unica roba che c'è in abbondanza è l'acqua, quindi c'è la raccolta dell'acqua piovana, ma poi ci sono anche parecchie sorgenti qua da cui si può recuperare acqua. Beh, adesso dei sorgenti non ce n'è, perché non ne sento. Prima si sentiva, quando siamo passati là sotto, dopo andiamo a vederla se c'è ancora. Bisogna anche dire che qua alcune sorgenti, dopo lo vediamo scendendo, sono state incanalate negli acquedotti. C'è un acquedotto qui avanti. Vabbè, questa la tagliamo magari. Avevo proprio la GoPro di fronte al tuo culo. C'è odore di fuoco. C'è anche una falce e ci sono delle bottiglie di birra. Viene. Questa qua sembra anche. Questa è abitata. Sembra anche abitata. Sì, queste sono abitate. Da disperati, ma abitate. Ma questa è proprio una cella. Figa, sì, veramente qua. Tecnologia dei sassi di Matera. Dietro c'è proprio una roccia. Sì. Magari venivano a fare manutenzione. La discarica del paese. Sì, hanno tentato, probabilmente è crollato il piano qua.